Cresce in Sicilia la raccolta differenziata di carta e cartone con un più 8% nel 2021. La simbolica maglia rosa del riciclo spetta a Messina, segue una ruota Caltanissetta ed Enna, dove la raccolta di carta e cartone nel 2021 è cresciuta rispettivamente del 18,5% e del 10,1%. L'amministrazione comunale di Piazza Armerina ha incontrato gli operatori dell'area commerciale della Villa Romana del Casale. I commercianti sono stati invitati ad avanzare suggerimenti e proposte su come migliorare la fruizione dell'area. Accogliamo questi suggerimenti e li rappresenteremo agli enti competenti, il commento del sindaco Nino Cammarata. L'imprenditrice Anna Miano guiderà la delegazione di Nicosia di Confesercenti, votata all'unanimità dall'Assemblea elettiva online, di diritto farà parte anche della presidenza provinciale. Ad affiancarla ci saranno i neoeletti vicepresidenti Sigismondo Bonanno e Anna Maria Vetri, con i consiglieri Michele Di Franco e Luigi Ridolfo. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.